Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo, siamo qui con Pokémon Diamante. Siamo arrivati al percorso 227, quindi nel video di oggi arriveremo al Monte Ostile. Abbiamo un sacco di allenatori da affrontare e speriamo di fare, non dico presto per carità, però di fare le cose fatte bene. Allora, attiviamo sempre la bicicletta. Io nel mentre, raga, vi ricordo di commentare, di condividere, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, per me vorrebbe dire tantissimo. E noi ci godiamo, anzi voi vi godete il video, mentre io cerco di raggiungere il monte. Voglio lottare con te, ora, mi dispiace, non hai altra scelta. E vediamo cosa ci manda il nostro Fantallen Cameron. Tauros. Allora, Tauros. Che dire di Tauros? È un toro. E niente, è un toro. Prepotenza. Ah no, ancora Crobat, è vero. Crobat, devo... Non so neanche, sinceramente, se tenere Crobat o cambiare Pokémon. Colpo. Ok. Non lo so. Non lo so, sinceramente parlando. Via. Bye bye Tauros. Non so, potrei... Allora, sapete cosa? Mando Zangus, perché sennò sempre con Crobat, sempre Crobat, sempre Empoleon, sempre Empoleon. Mandiamo anche altri Pokémon. Mandiamo... Mettiamo in prima fila Zangus. Tanto comunque è al 69, quindi... Insomma, mica è l'ultimo arrivato. No. Però io devo essere più... Allora, a parte che non riesco a... ecco qua, perfetto. Dicevamo. Io e i miei Pokémon ci siamo allenati correndo. Tanto nella natura, quanto nella giungla d'asfalto. Va bene. Tanto perdi comunque, signorina Felicia. Felicia ci manda contro Lickitung. Vabbè, abbiamo fatto bene a mettere Zangus, perché con una zuffa dovrebbe... Guardate che faccia cattiva, che è proprio cattivo Zang, proprio cattivo. Via, meno uno di zuffa, ovviamente ci droppa le difese. Però a noi non interessa, perché tanto l'importante è non droppare l'attacco. Ovviamente il livello non basta, ma basta a Rotom per arrivare al 49. Attenzione, e manda Vigoroth. Ah, bello anche Vigoroth. Una zuffa sicuramente basterà anche contro Vigoroth, perché Vigoroth è molto veloce ma non ha buone difese e anche un buon attacco. Vigoroth, le bestemmie contro Vigoroth e Slaking in quel di Hoenn contro Norman, nostro padre, mamma mia, me le ricordo ancora. Allora scendiamo piano piano, bene. Barry con Omar. Attenzione, vediamo. Ci sfidano? No, non credo. Tutti diventano più forti. Ok. Come straniero? È Omar. Scusa. Ok, chicco. Vabbè, niente. Sono molto molto forti, noi non abbiamo paura. Sì, abbiamo comprato tutto. Ciao Omar. Mi raccomando, non prendi un po' freddo fuori di sera? Vestito così, no? Ah, qua possiamo riposarci? Sì. Ok, dovrebbe essere più sul il centro centro di cura. Ti farà bene. Vabbè, mi riposo due volte. Basta? No, basta. Basta, non si preoccupa. Basta. Andiamo avanti. Allora. Vediamo. Ancora percorsi con la bici. Percorsi con la bici e via. Guarda Chicco. Guardate, c'è Chicco. Filippo, non dirmi che stai andando anche tu al Monte Ostile. È l'aria di essere un po' deboluccio. Siamo sicuri che ce la farai? Questa è per te. Cioè, non che mi importi. Da ogni modo, se ci vediamo sul Monte Ostile, faremo a gara per vedere chi ottiene per primo la magma pietra. Va bene, Chicco. Va bene. Ciao, Chicco. Tutto il video che va via, sì, mi devi far vedere.
Allora, da che parte andiamo? Bella domanda. Di là si va su. Andiamo prima dove non si va, perché voglio farlo al 100%. Quindi, sì, dai, usiamo un altro. Ok. Qua c'era un Fantalion, mi pare, esatto. E poi ci tornava in basso e rifare il giro. Quindi questa è una strada senza uscita, ma c'era questo Fantalion, anzi questa. Il mondo è immenso e ci sono così tanti Pokémon diversi. Tu che specie di Pokémon hai? Fammi vedere. C'erano questi Fantalion che ovviamente quando si vede qualche... Ah no, una Fantalion, Gioia. Gioia cosa ci manda? Gioia ci manda Mew, Miao. Più che Mew è Miao. Meo, Miao. Allora, non credo di voler usare... penso che doppio smash basti in realtà. Anzi, basta, sì. Insomma. Ok, sì, mamma mia. Doppio smash. Sì, sì, basta e avanti al doppio smash. Allora, non ho più energie. Ok, un po' di punti XP. Molto pochi in realtà. Molto pochi. Ipno, ipno. Allora, tipo, dovrebbe essere tipo basato su un tapiro. Almeno Drowsy deve essere un tapiro. Ipno, non ne ho idea. Un tapiro bipede. Beh, anche Drowsy è bipede, in effetti. Psichico, ma, beh, no, oddio, insomma, un leggero danno, un discreto danno la fa. Ma come evita l'attacco? No, bastardo, no. No, assolutamente no. Non c'ho la mentalità in cui... È anche tardi, non so se avete visto che ore sono. Quasi mezzanotte. Non c'ho la mentalità fresca nel ritirare e mandare Crobat per fare una mossa. No, guarda. Zangus almeno però centralo, per cortesia. Per cortesia. Doppio smash, ma centralo, ma per davvero? Buona, via Ipno. Tra l'altro questa è la prima volta che mi curo in uno scontro Pokémon. Può essere, sì, ma vabbè. Era per far prima, non perché stessi perdendo. Spero che almeno, insomma, sia abbastanza palese che ero leggermente in vantaggio, anche se mi ammazzava Zangus, però non volevo perdere troppo tempo. E via anche Persian. Vediamo, punti XP, vabbè, neanche troppi in realtà. È stata una perdita di tempo questa fantallenatrice, cioè, perdita di tempo, tra virgolette, insomma. Torniamo giù, poi torniamo su. Poi, allora, di qua non si può andare, dice andare solamente per di qua. Quindi si scende. Karateka. Vediamo. Ho meditato sotto una cascata per temperare il mio spirito. Permettimi di dimostrarti di cosa sono capace. Va bene. Va bene. Vediamo. Pokémon lotta Billy. Quindi avrà tipo Primeape, Machamp, Cacturn. Allora, erba buio. Il buio è debole alla lotta. Però erba, non so se... No, dovrebbe essere comunque super efficace, esatto. Vai di zuffa, siamo più veloci. 57, però avete visto? Stanno piano piano salendo verso il 60. Quindi... Allora, un po' di esperienza, un po' tanta, in realtà siamo al 70, molto bene. Machamp, eccolo, finalmente, Machamp, che con un doppio smash, io spero muoia, no in realtà non muore, perfetto, merda, può farmi molto male adesso, se fa un vital, no, forza, una mossa normale che fa male, perché ha tolto 80, ma... Pensavo facesse una mossa lotta. Insomma, breccia, centripugno, assorbipugno, dinamipugno. Vabbè. Esperienza, però non... Oh, l'esperienza non è male. Non è male. Poi non va all'81 un po', oh mio Dio. Scarica la, gliela mettiamo volentieri al posto di Energy Sfera, dai. Togliamo le mosse troppo veloci, troppo per Pokémon troppo altolocati. No, noi attacchiamo, noi siamo in barbari, siamo ignoranti, noi attacchiamo con ignoranza, picchiamo come fabbri noi. Picchiamo come fabbri. Dai. Andiamo su. Allora, andiamo di là per ultimo. No.
no, è lo stesso? No, col cazzo che è lo stesso. Aspetta, qua c'è il vulcano. Sì, qua c'è il vulcano. Qua c'è un oggetto. Quindi si va per ultimo lì. Allora, facciamo un attimo per di qua, vediamo. Quindi, no, di qua niente. E quindi devo tornare ad usare scala roccia. Devo affrontare il domadraghi. E quindi andiamo al Altaria. Sperando che sia un drago vero stavolta, perché mi sento preso un po' per il culo. Di qua non si può andare, cioè non serve scendere perché è una perdita di tempo. Quindi andiamo per di qua. Saliamo, qua c'è il domadraghi. Vediamo. Eccolo qua. Allora, io e il mio Pokémon non vogliamo altro che la vittoria. Sì. 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 Vediamo Dylan, domadraghi. Dimmi che è un drago. Che non è un drago. Non sono draghi. Per quanto possa piacere anche a me, non sono draghi. Non è un drago. È una carpa. Però ha mosse ghiaccio, ha mosse drago e quindi mi può rompere un po' i coglioni. Non lo tiro giù perché non lo tiro. E fatti gelo denti. Mi tira giù. Porca troia. Allora, riduce l'attacco. No, cambiamo. Cambiamo. Rotom è al 50. No, non ce la farebbe mai nella vita. Mandiamo Crobat. Che anche lui è debole a gelo denti. Però dovremmo riuscirci. Sicuramente a reggere un gelo denti. No, sgranocchio. Madonna, lo reggiamo mille volte. Allora, andiamo di spennata. Non avrai sicuramente la bacca, quindi non ti mangio nulla. Sopravvivi. Cascata, vabbè. Il danno è irrisorio in realtà. Allora, lui mi farà un'altra cascata. Quindi io provo a fare retromarcia per colpirlo. Mando Rotom. Rotom si prende cas... Mi fido, ma proviamo, dai. Dai Rotom, è il tuo momento. Ah, che carino che è. Guarda che carino. Drago danza, mamma mia. Aiuto. 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 Più per la velocità che per altro. Onda shock. Gelo de... No, mi sa che Rotom ci muore. Sì. No. No, povero Rotom. No. Ma no, ma povero. Andiamo di... Andiamo Zangus. Usiamo revitalizzante. Perché non vorrei che mi morisse Rotom. Cioè, non vorrei... Cioè, mi è morto, ma... Vorrei che mi prendesse esperienza il povero Rotom. Poraccio. E vabbè, non è più energie, esperienza a noi. Vabbè, insomma. Ciao ciao Dylan. Già, il tuo unico Pokémon è morto. Mi spiace. Borsa. Vediamo. No, super repellente. Siamo... where is? Ecco qua, revitalizzante. E... curiamo, super pozione, dai, una super pozione a Altaria, anzi facciamo due. Perché vorrei che facesse anche Altaria esperienza in realtà. Vorrei usarlo un po', però. Allora, qua andiamo su. Manca da vedere giù e su. Su c'è la Pokéball, c'è l'oggettino. Che è una sorbi... Oh, la sorbisfera. Sorbisfera potenzia le mosse. Però ti toglie un po' di PS, ma le potenzia. Sicuramente molto buono per la Lega. Proprio di proteina. Ok, era nascosto qua. Niente. Abbiamo esplorato tutto. Ouch. Tutto. Vediamo di qua. Sì. Tutto. No, di qua ci sono stato. Sì. Sì. Ci sono stato. Sì. Perfetto. Abbiamo esplorato. Ma aspettate un attimo. Manca per... manca qua. Manca andare giù qua. Mi sa che non c'era niente di che. Solo l'oggetto in realtà c'era. Che ho fatto carbonella. Ho fatto un pezzo in più. Giustamente siamo ai piedi di un vulcano. Per la carbonella. Vabbè. Quindi dobbiamo tornare qua. Andare qua. Rifare il giro. Ovviamente. Mica è così. Mica è così. È così semplice, no? Fare il giro. Andare qua. Andare su.
No, non usiamole per ora. Non usiamolo per ora. Vediamo chi troviamo. Sono curioso di vedere. Weezing! Attenzione, Weezing. Weezing, che nella forma di Galar era molto carino. Molto con col cappello, tutto molto. Molto sir, molto milord in inglese. Andiamo un Drago Pulsar dritto per dritto, va bene. Tossina, ti odio. Ti odio con tutto il cuore. Weezing the... Vabbè, non te lo dico. E vediamo. Vai. Facciamo un altro Drago Pulsar e lo eliminiamo. Cioè, senza far troppa fatica. Vero? Yes. Perfetto. Perfetto. Allora. Molto bene. E andiamo dentro il Monte Ostile. Finalmente, direi. Allora, siamo al Monte Ostile. Ragazzi, so che questo è diventato molto breve, però al Monte Ostile voglio esplorarlo in un video a sé. Quindi, ragazzi, mi dispiace, ma vogliatemi bene. Ci vediamo al prossimo episodio. Questo probabilmente lo metterò in coda all'altro, così usciranno magari due in un giorno per far prima. Ci vediamo al prossimo episodio in cui esploreremo il Monte Ostile. Grazie per essere stati qua. Commentate, condividete, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!